Sport è presentato da Conserva, trasporti e logistica. Le 8 e 42 minuti di venerdì 7 ottobre, una buona giornata da Michele Carofiglio e ben ritrovati nello spazio sportivo del Buongiorno Bari, tutto dedicato alla nostra squadra del cuore. Con me nella puntata speciale del venerdì anche il nostro responsabile dei servizi sportivi Enzo Tamborra. Buongiorno Enzo. Buona giornata, ciao, buongiorno. E ovviamente puntata speciale perché dalle 8:50 ci collegheremo anche con telefonicamente anche con l'attaccante biancorosso Mirko Antenucci. Siamo finalmente alla vigilia di questo match atteso tra Venezia e Bari, inevitabilmente l'attesa e l'entusiasmo è alle stelle, lo dimostrano anche i 1466 biglietti venduti per quanto riguarda sia il settore ospiti sia poi il settore di Curva Nord, che è stato il settore ulteriormente aperto da parte del Venezia proprio per dare più spazio alla grande richiesta di biglietti da parte dei tifosi del Bari, che inevitabilmente saranno impegnati in un vero e proprio esodo per questa partita. Io non so se siano stati venduti più biglietti ai tifosi del Bari o a quelli del Venezia, perché la sensazione è che domani lo stadio del Penso, insomma, sarà molto biancorosso. Venezia non è una trasferta dietro l'angolo, va detto però che molti tifosi, questo è lo spirito che mi piace, ne stanno approfittando per andare in compagnia magari della famiglia, per trascorrere un weekend lungo in una delle città più belle del mondo. Quindi molti avevano già prenotato il biglietto con largo anticipo, trovando dei prezzi anche abbordabili, però molti si stanno aggiungendo, molti la faranno in altro modo, la faranno in auto, insomma. Quindi, e poi c'è, non dimentichiamo, la tifoseria del nord, perché Bari ha tanti tifosi al nord, quindi sarà davvero una grandissima festa biancorossa. Sì, bella atmosfera, bella partita, grandissime aspettative. È chiaro che quando vinci 6-2 contro il Brescia, è chiaro che adesso noi ci aspettiamo chiaramente non un'altra partita con un risultato del genere, però un'altra prestazione top da parte del Bari. È bello vivere questo momento, dai, bello. Peraltro veniamo dopo uno spazio che deve farci riflettere tutti, lo spazio della crisi nera per tantissime famiglie, della solidarietà. Insomma, devo dire che in questo momento così brutto, ma veramente brutto, il Bari forse è una delle poche note liete. Godiamoci questo momento e allora, prima ovviamente di collegarci con Mirko Antenucci, andiamo a dare uno sguardo anche ai quotidiani di questa mattina, partendo dalle pagine sportive della Gazzetta del Mezzogiorno. Il titolo con l'auto: Venezia-Bari, la mia partita del cuore. C'è l'intervista al doppio ex Mattia Collauto, per lui 127 presenze e 2 gol, nato proprio in Laguna, l'ala destra, oggi 48 anni, gioco in biancorosso dal 99 al 2004 fra Serie A e Serie B. È stato anche direttore sportivo del Venezia. È stato anche direttore sportivo del Venezia. Intanto Bell'uomo botta, fantasia al potere, porte girevoli in rifinitura, le invenzioni del Barese o quelle dell'argentino, Mignani ci pensa. E c'è anche un trafiletto per quanto riguarda la scomparsa di ieri di Giampiero Ventrone, lo storico preparatore atletico collaboratore di Antonio Conte, che fece grande il Bari. Come correva il Bari quell'anno, 2008-2009, era pazzesco. Il Bari correva in maniera incredibile, era impressionante, ma soprattutto la cosa che mi impressionava è che il Bari cresceva di partita in partita. Cioè, noi arrivavamo a fine campionato che andavamo come delle schegge, quando gli altri solitamente arrancano. Mi raccontavano di allenamenti devastanti, insomma, di giocatori che piangevano addirittura durante gli allenamenti per la fatica, però a fronte di quelle sofferenze durante gli allenamenti, poi in partita il Bari volava e vinceva. Come dire, il fine giustifica i mezzi. Se devi sacrificarti così in allenamento per poi vincere in partita, che ben venga il sacrificio. Che ben venga il sacrificio. Passiamo alla Repubblica Bari. Bari formato trasferta, Venezia per il record, sarà una partita tosta. Queste le parole di Derrico che tra poco ascolteremo. Mignani sfida l'ottava giornata, è sempre stata fatale per le squadre biancorosse che poi sono state promosse in Serie A. E facciamo riferimento, non nel tuo articolo Enzo, al Bari di Materazzi del 93-94 e quello di Conte del 2008-2009 per l'appunto. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno. De Laurentiis sceglie Bari, l'intervista al sindaco De Caro, la corsa là, il futuro del club, rivolgiamo il San Nicola come negli anni 90. Insomma, è chiaro che il sindaco insomma voglia spingere in questa direzione. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Bari dalla nebbia di tuta allo spareggio per la B, quante amarezze a Venezia. Insomma, domani la sfida rievoca brutti ricordi. Io c'ero in entrambe le situazioni, mi ricordo perfettamente, sì.
soprattutto poi per quanto riguarda anche non solo quello spareggio ai play-out per il Bari, che fu fortunato diciamo poi per il ripescaggio, ma anche per questo episodio abbastanza dubbio. Abbiamo un primo ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno, Francesco Camaffa. Ciao Francesco. Senti, io non volevo parlarvi di partite, bello, mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa, e cioè a me tutti mi devono toccare meno Enzo Tamborra, perché insomma, io l'ho sempre detto, Tamborra subito santo. Però io volevo fare una critica, ma forte, a quella persona tra virgolette, che dicevo che Mignani non è bravo a fare allenatore, e sul tamburo non capisce un C, dico io, e mo come che non parli più mo. Grazie. Sì, Grazie Francesco per il tuo intervento. Comunque no, sia per quanto riguarda te, Enzo, la tua professionalità, che quella di Mignani, insomma, i fatti parlano da soli, non c'è bisogno. Non possiamo mettere tutti d'accordo, io li accetto pure. Diciamo le critiche, purché non siano delle offese. A volte capita invece di essere destinatari di offese, questo non va bene. Abbiamo parlato prima, leggendo le pagine proprio della Gazzetta del Mezzogiorno, di porte girevoli in rifinitura, insomma tanti ballottaggi, un calciatore che è in ballottaggio dopo comunque l'ottima prova con il Brescia e cerca inevitabilmente spazio, e Andrea Del Rico, che ieri abbiamo intervistato in esclusiva per Radio Bari. Allora facciamo così, prima poi di collegarci anche con Mirko Antenucci, ascoltiamo anche la sua intervista. Del Rico. Andrea, grande mentalità la tua, sei entrato a gara in corso con il Brescia, hai sfiorato anche il gol, è un atteggiamento davvero molto apprezzato il tuo. No, sono contento che sia stato apprezzato, perché comunque sia quest'anno sto avendo meno spazio rispetto all'anno scorso, però in settimana mi sto allenando duramente per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa, e penso che sia questa la forza di questo gruppo, perché tutti quelli che sono entrati fino adesso hanno sempre dimostrato di poter giocare titolare, ed è questa la vera forza di questa squadra. No, queste sono risposte importanti da parte tua per il mister, chissà che il tuo minutaggio possa cominciare ad aumentare. Ma io mi alleno per giocare, è normale che tutti vorrebbero giocare, però in una squadra ne giocano 11 più 5 potenzialmente ogni domenica, e noi siamo tutti forti, lo stiamo dimostrando. E il mio compito è solo quello di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Ti sei disperato particolarmente, insomma, per la parata del portiere del Brescia nella scorsa partita, ci tenevi a dedicare il gol anche a tua figlia? Sì, al di là, purtroppo ha fatto una bella parata e va bene così, volevo dedicare il gol a Ginevra e alla mia compagna, che comunque sia mi ha regalato una grande gioia. E cercherò di provare a farlo a Venezia. Prossima partita appunto a Venezia, che avversario, che partita ti aspetti? Sicuramente una partita tosta, come tutte quelle che abbiamo affrontato fino adesso. Loro sono una di quelle squadre che potenzialmente dovrebbero vincere il campionato, hanno giocatori veramente forti, gente che ha fatto Champions League eccetera, però noi ci stiamo preparando molto bene, sappiamo che partita dovremo fare, ci sarà da lottare, sudare, soffrire a tratti, ma possiamo portare a casa l'intera posta. Queste le parole di Del Rico, che ha anche promesso poi un gol anche al Venezia qualora dovesse essere chiamato in causa. Allora, sono le 8.50, abbiamo in collegamento sia Mirko Antenucci sia un nostro ascoltatore. Gianni, sei tu in linea come ascoltatore, hai questa grande opportunità, sì. Puoi salutare Mirko Antenucci che ci ascolta. Buongiorno Mirko, nel frattempo. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a Mirko Antenucci. Hai questa fortuna, Gianni, questa mattina. E io stamattina voglio fare veramente un apprezzamento per voi. Voi siete stati il collante tra noi tifosi e la Bari, che è andata in Serie D, che era quasi scomparsa, e ci avete veramente fatto nuovamente riamare la Bari. Grazie a voi, a Telebari, a Radio Bari e a questa grande squadra e al nostro mitico allenatore Mignani, che è bravissimo.
speriamo di non perderli questi giocatori. Grazie. E questo allenatore e grazie. Direttore sportivo. Grazie Gianni, grazie. Grazie a voi. Grazie per il tuo intervento. E allora Mirko, insomma, hai sentito anche l'entusiasmo dalla voce di un nostro ascoltatore che avete generato in questa piazza. A Venezia, trasferta sicuramente difficile, però come testimonia il momento di grande felicità e di entusiasmo che serpeggia tra i tifosi del Bari, insomma attesi quasi 1500 tifosi al vostro fianco, sembrerà quasi di giocare in casa e sarà un fattore importante per una partita così difficile. Ma ringrazio intanto Gianni e buongiorno a tutti. Sì, io l'avevo detto in un'intervista all'inizio del ritiro dell'anno scorso, mi sembra proprio con te, che secondo me Bari per riuscire a portare dei risultati a casa doveva far sì che squadra e città, tifosi, fossero una sola cosa. E io penso in questo annetto e poco più ci siamo riusciti, dobbiamo continuare così, perché i tanti tifosi in casa, i tanti tifosi in trasferta testimoniano che la gente ci vuole bene e ovviamente noi dobbiamo continuare a farci voler bene con non con i risultati, quelli sì arrivano con le prestazioni, però con la, penso che la gente è contenta di vedere anche una squadra che davvero non molla mai, che sia la cosa più importante. Com'è anche Enzo Tamborra? Enzo, a te. Ciao Mirko, buongiorno. Ciao, Enzo, buongiorno. Ciao Mirko, ti chiedo, a 38 anni e dopo una carriera importante si fa l'abitudine ad una standing ovation, oppure quello che è accaduto nell'ultima gara di campionato quando si è uscito e credo tutti i 25.000 spettatori urlavano Mirko, Mirko, ti ha provocato un brivido particolare? Sì, sicuramente mi ha emozionato, lo dico sinceramente. Perché comunque in quei momenti là ti passano anche davanti, sai, un po' di momenti difficili, un po' di momenti in cui non hai la forza di arrivare ad un risultato che volevi arrivasse prima, però poi non è successo, quindi passano dei momenti difficili, però poi vedi con un applauso così, con una standing ovation così, insomma ancora più gratificante, perché penso che la città di Bari e i tifosi hanno capito quanto io ci tenessi a questo progetto e quanto ci tengo ancora. Mirko, il tuo modo di giocare è un po' cambiato rispetto, diciamo, alle precedenti stagioni. Questo è perché doveva andare così, oppure l'esplosione di Khedira ha rimodulato in qualche modo il gioco offensivo del Bari e quindi anche un po' i compiti in attacco? Ma guarda, ogni allenatore ha una propria idea, quindi anche le nostre caratteristiche si adattano. Io ogni anno ho cercato di adattare le mie caratteristiche al gioco che voleva l'allenatore, con molto rispetto, e quindi anche quest'anno, sfruttando le mie caratteristiche, perché alla fine faccio quello che mi piace, insomma. Però cerco di attenermi a quello che dice l'allenatore, il suo credo calcistico, e quello che ci sta portando in questo momento tanti risultati. Mirko, non so se tu, se qualcuno ti ha comunicato questo dato, diciamo, con il tuo gol realizzato a Brescia hai raggiunto quota 54 nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della storia biancorossa, e questo significa che hai agganciato Voros al secondo posto. C'è solo un attaccante nella storia del Bari che ha segnato più gol di te, questo contando ovviamente un gol realizzato anche nei playoff nel 2020. Questo essere entrato così di prepotenza nella storia di questo club, ti chiedo, insomma, nel giro poi di qualche anno, perché ricordiamo che tu sei qui a Bari da 3 anni e qualche mese, perché non 3 anni e mezzo, perché non siamo ancora a metà stagione, insomma, cosa ti fa provare e cosa ti fa pensare? Vi aggiungo una cosa, scusami Mirko, che chi sta in testa alla classifica ha 70 gol, ti chiedo se fai ancora in tempo a raggiungerli, insomma. non lo so, vediamo. Io no, sicuramente il dato fa piacere, molto interessante, bello per me, però oltre ai gol vorrei essere, insomma, anche apprezzato per tutto quello che facciamo in campo, a prescindere poi dalla vena realizzativa, che può dipendere da tanti fattori, però io penso
dall'attaccamento alla maglia e dalla voglia che si ha di difendere questi colori, io penso che sia la cosa più bella nel calcio, oltre ovviamente alle realizzazioni che per un attaccante sono importanti. Senti Mirko, ti ha colpito ritrovare una B, diciamo, così cambiata, dove si predilige molto di più il gioco e quindi la fase offensiva rispetto, insomma, alle tue precedenti esperienze proprio in questa categoria? O ti chiedo comunque, pensi che magari è soltanto un'impressione iniziale, perché poi man mano che le partite diventeranno molto più decisive, insomma, la fase difensiva diventerà il primo cruccio da parte degli allenatori. Come la vedi? Ma sicuramente il campionato, come tutti i campionati di A, di B, di C nel girone di ritorno, poi cambieranno, perché i punti peseranno di più e adesso marzo-aprile si inizierà a determinare qualcosa, quindi sarà diverso, però sicuramente è una B che ovviamente rispetto alla C che siamo stati abituati a vedere negli ultimi 3 anni ti lascia la possibilità di giocare di più, non ci sono squadre che fanno la partita della vita contro di te, quindi da questo punto di vista un pochino possiamo essere avvantaggiati, però poi ci devi mettere tu tutto il resto. A Venezia incontrate l'altra squadra copertina dello scorso turno di campionato, perché mentre il Bari vinceva 6-2 contro il Brescia, il Venezia non scherzava, andava a vincere 4-1 contro il Cagliari. Coefficiente di difficoltà di questa partita, immagino che l'abbiate anche in qualche modo studiata, anche se poi in campo accadono tante altre cose, insomma, che partita ti aspetti? Ma coefficiente molto alto di difficoltà questa, secondo me, forse la più, secondo me, stare da inizio stagione, allenatore forte, che abbiamo incontrato l'anno scorso qui con il Sud Tirol. Squadra con, come sentivo Andrea prima, Ciccio, negli ultimi 2 minuti ha tanti giocatori forti. Non ha fatto benissimo come punti inizio campionato e come valore di rosa, secondo me non ha i punti che merita, però è una squadra che dobbiamo stare molto attenti, forte, fisica, però noi rispetto per tutti ovviamente, però andremo lì a giocarci la nostra gara. Peraltro adesso il Bari viene guardato con molto sospetto, nel senso che è una squadra che è prima in classifica ed reduce da un 6-2, immagino che gli avversari, insomma, comincino un po' a dire questi non scherzano, insomma, no? È un po', come dire, per certi versi, come era guardato il Bari quando era in Serie C, cioè venite guardati con rispetto e un pizzico di sospetto. Sicuramente poi le squadre, come facciamo noi che guardiamo i video, guardiamo le caratteristiche degli avversari, loro guardano noi, però io penso che la nostra prerogativa dovrà continuare a essere quella che abbiamo avuto fino adesso, grande compattezza, grande sacrificio da parte di tutti in fase difensiva e voglia anche di sorprendere. Senti Mirko, il Mirko privato, scusa questa invasione di campo, però com'è la vita da papà di 3 bambine, di 3 figlie femmine? Ma bellissima, oggi Alice, la mia terza prima, compie 1 anno. Oh, auguri allora. Tantissimi auguri, Mirko. Auguri. Grazie, lei è nata a Bari, quindi... È una di noi. È una di noi, sì. No, bellissimo, sono 3 bimbe davvero speciali. Gente, ti danno tanto amore, ti ascoltano, quindi insomma non potevo chiedere di meglio. Peraltro sui social, insomma, ogni tanto ci fai dare una sbirciatina al tuo quadretto familiare, splendido vedere Mirko alle tastiere, le bambine che insomma cantano, si divertono con lui, sì. Insomma, molto bello. Grazie mille, grazie. E allora Mirko, noi siamo quasi in chiusura di questo spazio, non so se vuoi lanciare un messaggio, un saluto a tutti i tifosi biancorossi, anche se ormai le vostre prestazioni, insomma, parlano da sole, quindi diciamo chiamare a raccolta i tifosi non è più necessario, però magari un saluto anche ai tifosi che vi seguono e vi amano, possiamo dirlo chiaramente. Ma sicuramente, un saluto davvero affettuoso di cuore. E che ci stiano sempre vicino, perché abbiamo bisogno dell'affetto dei nostri tifosi. Come ho sempre detto, il calcio, oltre a tutti gli aspetti tecnici, tattici e tutto il resto, vive di emozioni, quindi la cosa più bella è sentire la vicinanza della gente. Perfetto, grazie Mirko. A Mirko Antenucci a voi, per essere stato con giornata. Noi questa mattina. Grazie, ciao.
E allora, noi siamo in chiusura con questo spazio del Buongiorno Bari, Enzo, però come sempre ci ritroviamo con te, Antonio Di Gennaro, il professor Antonucci, tante altre sorprese per il Bianco Antonio e Rosso, che ci deve parlare, Sport. Insomma, c'è molta attesa perché tra poco esce il libro sulla sua vita professionale, sulla sua vita calcistica, insomma, quindi avremo qualche indicazione, insomma, su quello che... Qualche piccola indicazione, qualche piccolo spoiler da questo punto di vista. Grazie anche a voi per la cortese attenzione. Come detto, appuntamento con lo Sport che torna alle 14.35. Ciao! Ciao! Lo Sport è stato presentato da... Conserva, trasporti e logistica.